Ladies and gentlemen, benvenuti in questo nuovissimo appuntamento della serie di Clash Royale. Il ritorno, mezz'ora di scontri per raggiungere la Lega 5, vi è piaciuto tantissimo, lo trovate in descrizione. Ho letto un bel po' di commenti. Questa è la stagione del Cavaliere Evo, a quanto pare, perché alcune carte hanno le evoluzioni, non è un semplice level up. E ho dovuto acquistare esattamente in questo momento il pass battaglia per poter ottenere i frammenti dell'evoluzione. Mi raccomando, lasciate un bel mi piace, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina e vi auguro una buona visione. Dunque, ho rimosso le notifiche push di WhatsApp, ho acquistato, come vi dicevo, il Pass Royale e quindi adesso, guardate un po', non è qua, abbiamo a disposizione 112 premi da ritirare. Quindi mo ci facciamo un rapido unboxing di tutto. Suppongo è un botto di jolly, tra l'altro. Beh, prendo ovviamente tutto. Un po' di jolly rari. L'inventario degli artefatti è pieno. No, aspettiamo. 35.000 d'oro in questa cassa. Let's go, viva i pirati. Prendiamo tutto quello che ci serve e arriviamo almeno al 13 per prendere i frammenti Evo che ci permetteranno di evolvere il cavaliere. Anche perché ho già trovato, se avete visto, un bel mazzettino con il cavaliere Evo che non abbiamo ovviamente ancora provato. Eccoli lì. Evoluzione sbloccata. 6 di 6. Adesso è ufficialmente evoluta. Però calmiamoci. Calmiamoci un attimo. I Jolly Elite a cosa mi servono? Prima di fare qualsiasi cosa, vi faccio vedere qual è il mazzo che ho recuperato. Sono andato nei giocatori globali e ho iniziato a spulciare un po' le liste dei mazzi della top 10. Il primo usa i Barbari Evo, che mi sa che sono di qualche stagione fa, e ha praticamente tutte le carte al 15. Il secondo invece utilizza questo mazzetto, Cavaliere Evo, Mongolfiera, che io odio con tutto il cuore, quando me la calano contro mi si strizzano le chiappe, Sgherri da 3, Palla di Neve, che useremo male, ve lo dico già adesso, la useremo male, Palla di Fuoco, che finirà in testa ad ogni singola pirotecnica che incontreremo, ve lo garantisco, Drago Infernale, Mastino Lavico, esatto, e il Bombarolo. Faccio vedere, l'ho già settato qua, e volendo possiamo anche potenziare determinate carte perché abbiamo 569.000 oro da parte. La mongolfiera, che è temibile sempre e comunque, direi di portarla su grazie ai jolly, anche perché abbiamo visto che è pieno lo slot dei jolly epici, quindi usiamoli per la mongolfiera, che adesso è ufficialmente migliorabile. 100.000 monetine d'oro che salutano le nostre casse, ma la portano a livello 14, che è lo stesso livello che aveva il tipo, quindi male altro, male altro. Potenziamo anche gli sgherri. Serio? Altri 100.000. Aspetta, ma io sono in una lega che mi permette di avere le carte a un limite, probabilmente. Vabbè, ma che ci importa? E la palla di neve che fai? La lasci a livello 12? No, la portiamo a livello 13. Erano lì in attesa da un sacco di tempo. Li usiamo. Finito tutto l'oro, ragazzi. Anche il Bombarolo. Ma il Bombarolo, carta storica. Li vogliamo bene, dobbiamo per forza portare a livello 13, eh. Se ho ben capito, dobbiamo aspettare due rotation del cavaliere per poterlo ottenere Evo. Solo che una volta diventato Evo, guardate che cosa fa. Cioè, guardatelo. Viene scagliato contro tre moschettieri e fa quel che vuole. Ed è ancora vivo. Ma è più potente di un Pekka. Recuperiamo intanto anche queste maestrie, che il mazzo dell'altra volta ha dato faville. Faville! Ah, tra l'altro dovrei avere uno screenshot, perché ho trovato in un baule, completamente a caso, il monaco. Il monaco di Baviera ho trovato. Ma ve lo faccio vedere, eh. Prendiamo anche la maestria del mini Pekka. Buono dello stendardo. Vai al baule dello stendardo. Raga, io, cioè, però, ste cose non le so. Quindi qua possiamo trovare oggetti rarissimi, tipo questi 6 banner sopra. Oppure schifezze totali. E vabbè, che fai, non lo prendi uno? Ma costa 100 di queste cosine che ci ha appena regalato. Olè! La cosa più comune che io potessi trovare. Vabbè, chiudete un occhio, eh. Voi non avete visto niente. Non sto spendendo 100 gemme per comprare un banner inutile. Bellino però. Dunque, non perdiamoci in chiacchiere, perché non sono in Lega 6, sono bensì in Lega 7. E ho scoperto che nella barretta che vedete a destra, con 3 vittorie d'argento e una d'oro, non si può scendere sotto la soglia di quella d'oro. Ora però, noi vinceremo effettivamente? Questo non posso garantirlo. C'ho un botto di roba da recuperare.
Dai, Ale, facciamo un time lapse con la musica rock. Abbiamo tre chiavi, non voglio sprecarle. Usiamo la chiave dei bauli, ovviamente, vai. Dammi una leggendaria, dai, per il video. Vaffancuore. Così abbiamo resettato la zona bauli. Certo, potresti darmela una leggendaria in un baule d'oro, eh. Così, per il meme. Solo per il meme, giuro. Un botto d'oro comunque in queste casse. Molto bene. Un altro baule magico. Qui, dai, la leggendaria me la devi dare per forza. Senza se, senza ma. Per favore, dai. No, nada, nada de nada. Incredibile! Nel baule d'oro alla fine ce l'ha data. Il mastino, per favore. Va bene lo stesso. Oh, skin delle torri nuova. Carina, anche se preferisco o il calderone o il megateschio. Ancora 70 premi, basta, non c'ho più voglia di stare a cosa. Basta. Andiamo un attimo nelle partite normali, dove ho 6.646 trofei, perché l'ho detto ultimamente, mi ci ero infognato particolarmente. Prenderemo delle scoppie disumane. Il cavaliere adesso è normale perché dobbiamo fargli fare due rotation. Anche lui parte di cavaliere. Ok, cicco. Forse il mastino lavico da dietro così non te lo aspettavi. Quando metterò la mia mongolfiera. Oh no. Vediamo se. No! Sono un pirla, ho preso la torre principale. Ma tu puoi essere più idiota di così? Cioè, io penso di no. Penso di no. Niente, raga. Oh no, brutta storia. No, maledetti. Oddio, però. Ah, ha dovuto zappare. Eh sì, ho capito. Cioè, non so se il gioco è valso la candela, però. Cavaliere Evo adesso. Vedete? C'ha una delle due stelle caricate. Che è un bene per noi. Ma qua dobbiamo caricare con le nostre carte. Solo che devo difendere per forza la torre, se no. Gli regaliamo una torre così. Raga, la vedo molto buia questa partita. Anche perché siamo a più di 6.600 trofei. Ed è la prima volta che uso il mazzo. Però io vi direi che adesso il piano è caricare all'inverosimile. Per forza. La torre la salutiamo. E ignoriamo il resto. Ciao. Ciao, lo sapevo. Già lo sapevo, ovviamente. Arriveranno nuovamente gli sgherri. E questo sicuro, certo. Quindi, mongolfiere e palla di fuoco pronta per gli sgherri, eh. Eccoli. Let's go. Eliminati tutti. Sì, la mongolfiera sta prendendo una marea di danno. Però colpisce? Un colpetto l'ha dato. Un solo colpetto. Vogliamo uccidere quella principessa una volta per tutte, per favore? Sopravvive lo strego. No, via. Il prepotente, cavaliere Evo. Madonna, l'ha squagliato. L'ha squagliato, raga. Devastante. No, non metterli, non mettergli. Pezzo di schifo. Devo farlo per forza, raga. Ok. Ti prego. Cavaliere Evo! Mi sei costato un sacco di soldi. Non può avere nuovamente gli sgherri, capite? Non può averli. Non c'è verso, li ha messi ora. Li ha messi adesso. Domatore, che va sulla torre. Quello dovrebbe potersela prendere. Ecco gli sgherri che arrivano. Se arriva in tempo ce la fa. Ne sono più sicuro. Pure la zap. Ragazzi, è tosta. È tosta. Questo mazzo molto lento. A quanto pare soffre tanto gli sgherri, la principessa. Però questa partita è proprio per il riscaldamento. Io ho anche lasciato la seconda torre senza difenderla. Per curiosità, voglio vedere se c'è un altro mazzo col cavaliere Evo che non comprende mastino lavico. Voi direte, Mastella, è appena. Oh, solo che non so usare la tornado. Beh, a quanto pare lo usano in tutti i mazzi. Il cavaliere Evo è devastante. Voi direte, Ste, ma hai appena potenziato un mazzo e stai già pensando di farne un altro? È un lavoro onesto. Qualcuno dovrà pur farlo. Giusto per. Solo per capire. Allora, me lo incolli qui. Per favore, me lo incolli. Ehi, qua. Vediamo le circostanze. Portarle a livello 13 costicchia. Costicchia 75, 150. 375 lo facciamo tutto. 375 lo possiamo fare tutto, raga. Ah, dai, facciamo i bravi. Utilizziamo questo mazzo e proviamolo nella lega. Non voglio perdere le mie vittorie. Ok, se riusciamo ad andare nello scalino successivo, però sarebbe bello. Allora, come si fa qua? Come si fa? Non lo so. Tanto sta arrivando uno di quelli, lo fermiamo. Ah, pure zappato così? Va bene. Va bene.
Eccomi! Paladin Evet, dimmi che è devastante. È devastante, ma non troppo. Però la mongolfiera, zitta zitta, forse un colpettino lo dà. Eh no, nessun colpettino pervenuto, sfortunatamente. E arriva un altro bombarolo, che addirittura, dai, un altro bombarolo, un altro minatore. Che cosa ho detto? Io dovrei difenderlo quello, se no macello, se no macello. Dobbiamo difenderlo. Buono che ha usato la zap. Arriveranno sicuramente di nuovo. Ma che mi invento qui? Oh no, quello brutta storia, Drago infernale, brutta storia. Magari con questa posso fare qualcosa? No, l'ho mancato? Ok, drago infernale anche per noi. E sgherri. E ora, ora col cavaliere Evo sotto cambia tutto, voglio ben sperare, Vai bello! Sta lanciando tutto quel che può, tutto, raga. Perché il mio drago infernale è morto? Ma in che modo? Dai, ma di che stiamo parlando? Il cavaliere Evo è arrivato a destinazione, ma nel senso non è che ha fatto tantissimo. Sta difendendo l'inverosimile. È quella palla di fuoco, secondo me non avresti dovuto tirarla, Eh no, ciccio bello. Te li levo, te li levo. Ho preso anche quel. Ti prego, colpisci! Oh, è non bene, ragazzi. Non bene, non bene. Mongolfiera non arriverà mai. Eppure è stata presa la palla di fuoco in predict. Brutta storia. Guarda che mi ha tolto lo scalino per salire. Allora, teoricamente però, quello è l'elisir di cui abbiamo bisogno. Aia la veleno, brutta. Esci da quella storia, drago. Esci da là, bravissimo. Tengo la palla di fuoco a portata di mano, che non si sa mai. E gliela sverghiamo dritta into the gengive. E adesso partiamo a destra. Ragazzi, fa male. Fanno male. Non lo so cosa succederà, non lo so. Dovrei difendere quella cosa, se no è un macello. Un'altra strega, ed è ok. Non so se potrà fermare la mongolfiera, però, Allora, gli scheletrini tirano a diritto lì. E va bene così. Mongolfiera arriva? È arrivata? Bene. Ha mandato al macello il suo golem di elisir adesso, però, Oddio, male è altro, in teoria. Male è molto altro. Forse qua serve una palla di neve. Vabbè. Comunque, cioè, quell'aggeggio è troppo fastidio. Palla di fuoco molto dolorosa per il mio opponent. Siamo in vantaggio in questo momento o sbaglio? Un gran cavaliere. Ok però, Perché il gran cavaliere lo meltiamo senza problemi con il drago infernale. Sperando che il drago infernale non triggeri gli scheletrini. Se no, no, non lo fa, non lo farà, non lo farà. Non lo farà, va bene così. Dobbiamo completamente dilaniarlo. Ok, drago infernale è andato, Molto bene. Oddio! Me lo prendi? Me lo prendi quello? Aia. Sta arrivando, sta arrivando. No! Quello fa malissimo! È partito, è passato, è passato, è passato. Purtroppo è passato. La torre è andata giù. Sì, ho capito, ma la pirotecnica è una carta scorretta! Per favore, colpisci! Mongolfiera è andata a segno, bene così. Ripartiamo dall'altro lato. Temo per l'incolumità della mia torre. Serve una palla di fuoco su quell'aggeggio subito. Eliminare! Oh no. No. No! Uccidere! Uccidere! Sì! Pure la veleno, raga. Oh mio Dio. Holy shit. Cioè, aveva pure la specchio questo! Cioè, mi è comparsa una strega di un livello più... Allora, oggi stiamo prendendo solamente mazzate, Però... Da non aver preso neanche una torre a prenderne una, il progresso è evidente. Brutta storia. Sì! Dimmi che gliela blocca. Ma quanto è lenta la palla di neve ad arrivare, dai! Sì, vabbè, comunque quella fenice ha fatto il giro del mondo, Il giro del mondo è dove trovarlo. Sì! Bombarolo, fai qualcosa, per Dio! Ma come faccio? Ma come caspita faccio? È un disastro. Riproviamo. Mastino lavico da qua giù in fondo. Come può questo mazzo non avere la furia? Come può quel tipo vincere? È proprio così. Come? Ok, però buono così, Non male. Mongolfiera, devi andare a segno là, Ma come fo? Ma come... Cioè, devo anche mettere il bombarolo, sennò perdiamo un colpo sulla torre. Abbiamo perso il bombarolo!
ultima partita con questo mazzo e poi giochiamo l'altro. Io mastino l'avi con queste carte qua. Mai andati d'accordo. Ti ho capito, ma bastano due frecce a fermare la mia incursione. Cioè, Cavaliere Evo è andato. Questo ha solo truppe aeree. Che cazzo è Harry Potter e l'Ordine della Fenice? Ale, vai anche la fulmine. Dai, ma che cosa sto vedendo? Raga, io uno con tutte queste truppe aeree l'avevo mai beccato nella mia vita. Intanto gli spettatori del clan che vedono il massacro di Stepney aumentano drasticamente. Ok, è il momento di investire 375.000 d'oro. Tanto oggi o un altro giorno avremmo dovuto farlo, no? Amore, solo schiaffi oggi. Solo schiaffi. Vai, minatore al 13. Vai così. La razzo al 13. Ah, questo mazzo è completamente diverso, eh. Completamente diverso dall'altro. C'è il pacco regalo. La torre infernale adesso ce l'abbiamo noi. Gli scheletrini da uno. Ma lui li usa sicuramente. Scusami, eh. Sono un pirla sicuro. I suoi scheletrini da uno sono potenziati, lo sapevo. C'ha l'evoluzione. Cioè, vi rendete conto che gli scheletrini evoluti, cioè, tirano giù un pecca. Si moltiplicano come le mosche. Non posso più retrocedere di vittoria. Questo è un lato positivo, no? Sembrerebbe essere un mazzo difensivo. Io ti mando il minatore dietro e uno spirito elettrico davanti. Così. Ok, vabbè, abbiamo ucciso quello. Questo dobbiamo fare in questa maniera, suppongo. Pure la terremoto. Vabbè, sprecata per quanto mi riguarda. Ok, c'è il cannone. Forse avrei dovuto metterglielo dietro. Però due slep le ha tirate, eh. Ragazzi, non nutro chissà quante speranze, sincero. Ah, già, perché il pacco regalo ci mette un quarto d'ora a scendere. Bene. Bene così. Giusto. Onesto, sembra onesto. Beh, ha usato anche la terremoto, ragazzi. Ora vorrei capire quante risorse può avere. Cioè, il minatore ha voglia a pallettate. Cioè, o questa razzo fa un miracolo. Boom! Sì, ma quello non ha subito un tubo. No, vabbè. La madness più totale. Il suo cavaliere Evo ha preso una razzo in faccia. Cioè, è lo stesso mazzo che sto usando io, però con la rotazione di Ogrider e chi più ne ha più ne metta. È finita. Mazzi sperimentali, ovviamente, sperimentali. È probabile che gli scheletrini potenziati avrebbero potuto cambiare qualcosa. Ti becchi una razzo dritta in faccia al boss. Così, per sport. Mamma mia. Allora, com'è che con i mazzi tradizionali sono molto più bravo? Qua purtroppo non possiamo investire. Servivano 200.000 d'oro. Ma tanto il livello massimo di questa lega, se non sbaglio, è il 13, giusto? 13, esatto. Insomma, potrò dire di aver provato il cavaliere Evo. E che è anche finita male, molto male. Ok, barile goblin, che tanto diamo sempre. Dimmi che non ha la tronco. Peggio. Quello deve morire, eh. Quello Gigi deve morire. Cascasse il mondo. No! Molla la mia principessa! Ok, abbiamo salvato la principessa, ma se non si gira... Ok, meno male. Non so se riesce a salvare la torre, eh. Per favore. Dai. Quanto lenta e ubriaca. Va bene. Facciamo così. Non sono troppi danni. Cioè, si è incavata abbastanza bene. Abbastanza. Ho dovuto usare prima un barile goblin difensivo. La cosa buona è che questa principessa teoricamente adesso si fa strada. Bene così. Buono. Tirargli giù quella geggio, quella trappola del male e barile a destra. Ok. Bravi ragazzi, qualcosa avete fatto, non molto. Qua serve per forza la Tesla. La principessa, viene triggerata dal drago. Ho capito, ma... Cioè, dov'è la mia win condition? Now or never. Dai, dovrebbe essere devastante. Perché il mio cavaliere Evo viene meltato? Quello sta facendo malissimo. Ma io non ho mai usato la tronco, comunque, mai. Sincero, non so come fare. Basta. Mi sta tirando tutto ciò che ha, tutto. Che cosa? Dai, è sopravvissuto con uno. No, dai, è ridicolo. È ridicolo che è sopravvissuto con uno, raga. No, mio Dio, non ci posso credere.
La tronco deve prenderlo. Anche lo spiritello si è salvato, dai. Ma di che stiamo parlando? Ma non è possibile! Sì. Dai, no, ragazzi, via. No, via. La macchina volante non la vedo dai tempi Leonardo da Vinci. Dai, ma che caspita sta succedendo? Avrei dovuto probabilmente ciclare molto più spesso la razzo sulla base quando provavo a mettermici la Valchiria. È probabile. Magari il barile Goblin adesso non se l'aspetterà mai, eh. Vai! Ok, però i ragazzi hanno fatto cose, Non tantissimo, ma i ragazzi hanno fatto. La tronco mi ha tranciato la principessa di netto. Easy. Easy. Vuoi seguire il mio cavaliere? Andate a fare una giratina. Barile gain. Mi sembra esagerato però in questa maniera, Mi sembra molto esagerato. Ma, cioè, ma e ora che cosa gli racconto io a quell'aggeggio? Raga, io gliela devo tirare a sta razzo, È vivo. Ma in che maniera? È riuscito anche a colpire la torre, dai. Vai! Tanca tutto! Ma ce l'ha pure lui. Se a riborda la tornado. Però i danni li abbiamo fatti sulla torre, Quello è ancora vivo? In che modo? Se io facessi una cosa del genere è follia? È follia? È la madness! Lo tiro lì! Boom! Non lo so, Non so se abbiamo fatto la cosa giusta. Oddio, cosa? Due? No, due pericolosi. Oddio, aiuto. Aiuto. Qualcuno mi aiuti. Aiuto. Oh mio Dio. Ci abbiamo fatto a ucciderli entrambi, non chiedetemi come. Ok, meno male non ho fatto nulla lì. Quelli vanno uccisi, se possibile. Questa gliela piazzo davanti per proteggere il mio investimento. No, è partito. È partito. Ho fatto danno. Ah, teoricamente grazie alla razzo. Calma, 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 calma. Siamo in stravantaggio stavolta di truppe, Stravantaggio. Princess da dietro, proteggi l'investimento. Proteggi l'investimento. Cavaliere Evo, it's your turn. Pam, 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 pam. Raga, devo ciclare ste razzo, mi sa. Bravi! Gliel'hanno data, gliel'hanno data! E vinciamo la prima partita! No, volevo chiuderla con la razzo. Vabbè. Per sicurezza, no? Per sicurezza. Mamma mia, vincere un game oggi è stato particolarmente faticoso. Nell'altro video le abbiamo vinte tutte. Oggi stiamo provando un mazzo diverso. È normale, ragazzi, È normale. È un mazzo molto difensivo. Che a suon di barili... sarebbe stato bello ucciderla. Questo è troppo tardi però. Non prenderò la torre, ma magari riesco a fare qualcosa su quella. Top. Gang. Anche se dai due freccettine sulla principale, godo. Mi sa di no. Temo proprio di no. C'è una cosa del genere. La Valchiria la prende. Ha attivato la principale, tra l'altro. Ai ai ai. Ai ai ai. Però zitto zitto, c'è un cavaliere laggiù in fondo che sta menando, Bravi ragazzi. Bravi ragazzi. Bravi. La devo farla. La devo farla. Perde l'uso della parola. No, brutta storia. Entrambi fermati. Quello non è bellissimo da vedere. Ma teoricamente uno spiritello del ghiaccio qua risolve tutto, no? Esattamente. Molto bene. Quello potrebbe essere una brutta storia. Prego, prendila. Salta qui, bello. Oi, oi, oi. Oi, 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 oi. Dai. Guarda quanto può essere forte quella pirotecnica, dai. No, è ridicolo tutto ciò però, È ridicolo. Cavaliere Evo tira giù tutto. Melta, 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 melta. Vabbè. Mettiamo una Tesla qua. Vuoi saltarmi qui, per favore? Oh! Raga, non so cosa stia succedendo, ma... It's okay, no? It's very okay in questo momento. Posso uccidere a quella cosa là dietro? Ecco. Sarà per il bene, Girati qui, per l'amor di Dio. Raga, abbiamo vinto, in teoria. Per favore! Yes! Poporopo! Perché ho levato l'emoticon? No! E balla!
No, l'ho tolto! Mamma mia, che sudata! Vai. Oh, brutta storia qua, Ho dovuto difendermi in un modo alquanto bizzarro. No. La tronco, no! Ok, sappiamo che ha la tronco, quindi la principessa meglio dietro che sulla lane, per quanto mi riguarda. Per quello, beh, potremmo in realtà utilizzare anche la gang. Oi. Possiamo permettere che questo accada. Sarebbe stato molto bello vincerne un'altra. Non so se questo accadrà. Adesso c'è da capire la principessa fin dove arriva. Ah, beh, certo. No, sembrava normale, no? Pure! No, via! No, dai. Allora, non può avere altro subito, Non può, non c'è verso. Non c'è verso. Ha appena tirato una tronco, una tornado, sua sorella. Ok, miseri, miseri danni. Oh, mi hai frantumato i col... Ah, certa! Ci hai rotto! Vabbè, quel cavaliere Evo dobbiamo lasciarlo proseguire. Niente da dire, niente da fare. Vediamo se riusciamo a far girare l'altro. Puoi venire di qua? Ok. Non è malvagissima la situazione. Sì, però dai, usano tutti la tornado. Ma what am I seeing? Mr. Rotation. Sì, vai. La tornado, fattela in... nulla, ragazzi. Abbiamo preso le schioppe. Le schioppe pesanti in faccia anche. Ma io vi faccio vedere che se rimetto il mio mazzetto, il primo che troviamo lo detoniamo. Che il mio mazzo, quello dell'altra volta, scala. Scala le classifiche. E non ha bisogno di evolution. Di evoluzione, non ne ha bisogno. Ma tanto ce l'hanno tutti quella pirotecnica dannatissima. Vai vai. Tanto molte becchi la tronco dritta in faccia. E quanto potrò godere che ti prende in pieno sia il cerbottaniere che la pirosbrecnicas. Godo assai. Non posso chiudere il video con una sconfitta, capite? Non si può, non si può. Bella idea metterli là dietro, bravo. Bravissimo. Se li dividevi sulla torre facevi molto più. Allora, ora siamo in estremo vantaggio, con tutto ciò che abbiamo a disposizione. Ma vi dirò, se lascio proseguire quello laggiù in fondo, gli asfaltiamo la torre. Bam! Vai, amico! Cioè, quelli si sono fatti un gran cavaliere, davvero? Non importa, però. Non importa, perché la torre è già detonata! Scusate l'euforia del momento, scusate. La razzo! Disgraziato! Mio non aveva fatto niente il mio stregone. Vergognati. Ah, devi usare la tronco così, No problem. No problem, perché adesso? Gran cavaliere on the left! On the left side of the field is coming right for you! Beccati intanto sto domatore. Non so come lo farai a fermare. Non ho idea. E non lo fermi, infatti! Ok. Adesso dobbiamo preservare la nostra vittoria, Molto bene, così. Lo stregone dovrebbe fermare il tutto là. Eh no, perché si è girato. Madonna delle rose. Quanto è forte quella carta, raga! No, dai, è scorretta. No, raga, è scorretta. Per quanto mi riguarda è una carta che non ha senso di esistere. Non ha senso di esistere. È ancora viva! Ma cosa vuol dire? No, ragazzi, no, è ridicolo. Quanta vita! Giuro che sono senza parole. Sono senza parole per quanto sia broken quella cosa. È troppo broken. Non ha letteralmente senso. Non ha senso, è broken, dai. Di là, bello, di là. Questo è necessario adesso. È finito. È finito. Per favore fallo, meno male. Cioè, è broken, troppo. È finito. Guarda, è riuscito a sparare come uno. No. Ah, e lui ora fa il balletto. Sei un pollo. Ti faccio alla griglia. Arciera pirotecnica Evo. La carta più scorretta che questi abbiano mai pensato in assoluto. Allora, prima di concludere, devo sciopare tutto qua.
Cioè, devo shoppare, devo aprire le mie ricompense. Ah, sì, utile, utile, utile. Ancora devo capire come funzioni. Raga, sto sudando, mi sto meltando. Un'altra legge... Attenzione, campione nel baule d'oro, il Monaco! Dai, così! Che lo possiamo portare a livello 12! A meno sta cosa, che si possono trovare i campioni nei bauli d'oro. Meno male, meno male. Dai, dai, me le apro per conto mio, perché immagino che sia particolarmente noioso da vedere quando le cartine non sono le tue. E che ci sono un botto di ricompense in sospeso, perché ho sbloccato il pass battaglia praticamente alla fine del pass, perché mancano 10 giorni. E un altro campione del baule d'oro! E ridammi il Monaco, già che ci sei... Oh, zitti zitti! Quanta roba è! Raga, mi sta andando un crampo al dito! È una leggendaria, qua ce la meritavamo però, eh. La provocazione del cavaliere. Quante? Ancora 22! Caput! Cari amici, questo video di oggi termina qua. Lezione di oggi: imparare a usare un mazzo prima di prendere le schioppe in lega. Mi raccomando, lasciate un bel mi piace, fatemi sapere che deck utilizzare la prossima volta. Per favore, senza le carte Evo, perché ora ce l'abbiamo questa, perché era nel pass, ma le altre... Ada, io saluto, ci vediamo al prossimo video, qua sempre tutto. Buoni! Lo so, era una buona idea rimanere in una lega più piccola, più decente, tipo la 5 o la 6. Adesso siamo nella 7, sono tutti malati, malati. Oh,